Ed ora veniamo alla pagina sportiva e abbiamo in studio con noi Massimo Profeta, che salutiamo. Ben visto Massimo. Allora, c'è tanta curiosità, sì, per questa prima uscita del Pescara targato Cascione. E allora, come stanno procedendo i lavori? Ma guarda, intanto c'è da dire che peggio che così credo che la squadra non possa fare, no? Tanto per cercare di sdrammatizzare, perché la stagione è travagliata, insomma, una stagione molto difficile, soprattutto nel giro di ritorno, un solo successo nelle ultime 8 partite e con 30 gol incassati nel giro di ritorno. In totale sono 51, la quinta peggiore difesa dell'intera Serie C. Cascione per lui è una grande opportunità, l'esordio tra i professionisti, ha lasciato un ottimo ricordo da calciatore, ex centrocampista, ma soprattutto capitano di quella famosa stagione che tutti ricordiamo, 2011-2012, targata Zeman. Quale sarà l'obiettivo di Cascione? Quello di sicuramente, allora, intanto riproporrà il 4-3-3, che è il sistema di gioco che questa squadra conosce meglio, perché ha lavorato per tanti mesi con Zeman in panchina su questo sistema di gioco, su questo modulo, però con qualche accorgimento tattico per dare più equilibrio, più solidità alla squadra. Il resto, la fase di non possesso è stata sempre il limite dell'11 biancazzurro. La squadra, abbiamo sempre detto, da fine mercato estivo è stata assemblata male, con tanti giocatori adattati. Adesso è un discorso che tralasciamo perché ci sono solo 6 partite, bisogna blindare i playoff. Io ti dico che c'è già qualche idea sull'11 che affronterà sabato alle 17:30 il Pontedera di Max Canzi. Intanto c'è da dire che Pellacani probabilmente darà forfè, non si è allenato in questo inizio settimana, non si allenerà questo pomeriggio, domani sarà rivalutato perché è ancora alle prese con un fastidio al ginocchio operato. L'idea di Cascione è di impiegare Pellacani terzino destro, proprio per dare, diciamo, un po' più di solidità alla squadra e più un difensore centrale. Pellacani non è un terzino, no, che spinge, e quindi per dare anche più equilibrio. Probabilmente non ci sarà sabato, allora a questo punto Pierno terzino destro in vantaggio su Floriani, nel cuore della difesa Brosco e Di Pasquale, a sinistra attenzione Moruzzi in vantaggio sull'ex Milani, a centrocampo D'Agasso e Aloi sono sicuri della maglia e potrebbe essere rilanciato De Marco come mezzala sinistra. Davanti sicuramente Merola, 14 gol in questo campionato, il valore aggiunto soprattutto nel girone di ritorno del Pescara. Cupone riferimento centrale e a sinistra Cornero. Non ci sarà Cangiano, come tutti sanno, per squalifica, ancora ai margini Vergani, che ha ricominciato a correre e sarà a disposizione nella prima settimana di aprile. Ci sarà Tugnov, che non è stato convocato dalla nazionale estone, ma l'ex SPAL partirà probabilmente dalla panchina. Potrebbe esserci anche più spazio per Sassanelli, che Cascione ha allenato nelle giovanili del Sassuolo. Assolutamente, 2 anni fa, tra l'altro ha vinto anche una vera Reggio Cup, si è messo in evidenza Sassanelli stagione 2021-22 nell'under 18 del Sassuolo, come dicevi tu poc'anzi. Sì, potrebbe essere un'arma secondo me più in corso d'opera, non credo che sarà utilizzato dall'inizio, però insomma staremo a vedere, perché ci sono ancora 3 allenamenti, questo pomeriggio, domani e poi la rifinitura di venerdì. Intanto reso ufficiale l'arbitro della partita con il Pontedera. Sì, Silvestri della sezione Roma 1. Per quanto riguarda il Pontedera, assente Benedetti, che è uno degli elementi cardine della squadra di Max Canzi, una squadra tra l'altro che gioca bene, lascia giocare, una squadra che segna tanto ma subisce altrettanto, insomma è una partita tutta da seguire. E in avanti ci sarà l'ex Ganz. Bravissimo, Simone Andrea Ganz, che insomma non ha avuto fortuna nell'esperienza biancazzurra, 6 mesi nella stagione 2017-18, soltanto 8 presenze ed un gol nel confronto di Coppa con la Triestina.